Ragazzi, eccomi qua, come vedete sono ritornata con un altro video. Voi come sempre lo avete visto dal titolo, sono tornata con un video haul, in realtà un mega haul. Vi dico per vedere tante cose che ho acquistato, ma le ho acquistate nelle ultime 2 settimane, perché diciamo ho fatto in due o tre tranche questi acquisti, perché alcuni sono online, alcuni sono fisicamente. E diciamo, ho voluto accumularne un pochettino per fare un unico video, visto che comunque adesso andando incontro all'estate, in pratica già siamo in estate, avrò meno tempo, perché sinceramente vabbè, mi dedicherò a prendere il sole, a stare in piscina, quindi magari farò meno video. E quindi ho pensato appunto di fare un video, magari un video haul, magari uno ogni 15 giorni in pratica. E niente, ho accumulato un po' di cose, ho fatto degli acquisti online da Sephora, da Amazon, degli acquisti fisicamente in un paio di volte in vari negozi, e veramente ho tante cose qui adesso sparse per la stanza, quindi vi faccio il video adesso. Chiedo scusa per l'aspetto, sono truccata da in pratica dalle 4:30 di oggi pomeriggio, adesso sono le 11:30, quindi sono truccata da un po', sono abbastanza decente, però vabbè, ho attaccato i capelli perché fa caldo, infatti ho acceso appena, adesso ho acceso il condizionatore a ventilatore perché stasera fa caldo. Comunque, bando alle ciance, cominciamo. Allora, cominciamo da un acquisto che ho fatto, per la precisazione, domenica 2 giugno. Ho fatto un acquisto su Amazon e magari ve lo faccio vedere perché può interessare a qualcuno di voi. Allora, io ho di mio il Brown Silky Peel 7. Eccolo qua. Ce l'ho da anni, ma purtroppo io l'epilatore non lo uso tantissimo perché, diciamo, per lo più facevo le cerette, perché quest'anno non le voglio fare. Facevo le cerette e sapete, ogni 15 giorni purtroppo il pelo comunque ricresce anche con la ceretta, e quindi passavo l'epilatore. Però visto che comunque quest'anno non voglio fare la ceretta, perché purtroppo la ceretta tende a far venire le vene, purtroppo io sono soggetto alle vene, quindi quest'anno non voglio fare cerette, quindi l'epilatore non lo andrei ad utilizzare. Però visto che comunque questo è un prodotto che io tanti anni fa, vabbè ancora adesso, comunque il più scemo di Silky Peel, questo è il 7, costa sui 100 euro, ho deciso di comprare la testina rasoio, così lo userò come rasoio, perché io avevo un rasoio ricaricabile però a batteria, ma non serve a niente, invece questo è ottimo. E quindi mi sono andata un po' a cercare su Amazon e ho comprato appunto la testina rasoio, che alla fine è questa. È un rasoio, però è molto buono, io l'ho fatto, l'ho usato già 2 volte, ci ho messo 3 secondi a gamba, quindi veramente ottimo. E su Amazon l'ho comprata e l'ho pagata 26,25 euro, pensate, l'ho ordinata domenica mattina, mi è arrivata lunedì mattina, perché il caso ha voluto che l'acquirente dove l'ho comprata è un negozio che sta ad Avellino, quindi me l'ha mandato in pratica subito. E veramente, se magari anche voi volete, avete un Silky Peel ma volete aggiungere la testina rasoio perché magari non vi è uscita, vi lascio giù il link dove l'ho comprata io, e niente, ve la consiglio. Ok, non costa tantissimo, però pensate che comunque un epilatore, quello che vendo io al negozio della Philips a batteria, costa 22 euro, 4 euro in più, c'è una cosa ottima. Ok, poi mi sono arrivate delle cose da Wish, allora in varie tranche. Vabbè, uno l'ho dimenticato di prenderlo, ho comprato un porta un astuccio porta porta cuffiette e carica batterie della Coca-Cola rosso, vabbè, così carino, magari vi lascio giù il link, pagato tipo 1,90 euro con la spedizione. E poi ho ordinato questa fascia per i capelli che va così, ve la faccio vedere, che è molto comoda da mettere. Io diciamo con le classiche fasce non mi trovo tanto bene, vedete? E c'ha i capelli, diciamo così, sistemati per quando mi trucco. Questa anche tra spedizione e cosa, circa 1 euro. Come anche di questa, come al solito, vi lascio il link sotto. Poi vabbè, ultimamente sto comprando molti pantaloni neri leggeri da lavoro, perché io fino a qualche settimana fa utilizzavo il jeans,
Poi ho visto che una mia collega metteva dei pantaloni neri leggeri, io gli ho chiesto, guarda, ma io so che non li potevamo mettere, ma li possiamo mettere? No, 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 ha detto il direttore, possiamo metterlo nero semplice, quindi io subito, tutta contenta, perché in estate io jeans non li sopporto proprio, e quindi mi sono andata un po' alla ricerca di comprare dei pantaloni neri. Beh, alcuni già li avevo, tipo uno della OVS già ce l'avevo, e vabbè, no, ce n'avevo uno che comprai in un negozio 5 euro, ma invernale, l'ho tolto adesso, fino a qualche settimana fa lo mettevo, e quindi ho comprato un bel po' di pantaloni neri. Uno l'ho preso da Dally Whale, ma in questo momento non ce l'ho perché sta sopra mamma, perché me l'ha cucito, perché è talmente leggero che si è scucito, vabbè, me lo sta cucendo. E vi faccio vedere altri due che ho comprato. Uno l'ho preso in settimana da Pinky e uno l'ho preso oggi da Zara. Allora, quello da Pinky è questo, classico pantalone nero, in questo, se non mi sbaglio, non è un granché come materiale, però comunque è leggero, nero, sottile. Io potete immaginare quanto cammino in Veronica avanti e indietro, quindi ho bisogno comunque di cose leggere addosso che non mi danno ingombranti, che non siano ingombranti, e niente, questo l'ho preso. È una taglia M, mi va anche leggermente grande, ma non fa niente, è meglio così, meglio che va grande che va stretto. E questo io l'ho preso con il click and collect, nel senso l'ho preordinato online, sono andata a prenderlo il giorno dopo in negozio e l'ho pagato in offerta. Non mi so dire sinceramente il prezzo originale, ma era in offerta, l'ho pagato 10 euro. Comunque il prezzo è ottimo. Ok, vabbè, quell'altro lo faccio vedere dopo perché l'ho preso oggi. Poi ho preso in settimana, no, 10 giorni fa sono stata da Zara e ho preso due cose. Allora, ho preso questa canotta, queste sono le canotte basic di Zara, infatti io la comprai già un paio di mesi fa col nero. L'ho presa col panna, l'ho anche già utilizzata. Questa secondo me è perfetta quando magari ci devi mettere, che ne so, un pantalone giacca nera, oppure che ne so, come sottogiacca. Sono molto utili. Appunto, io questa volta l'ho presa col panna. Inizialmente l'avevo presa col bianco, però col bianco non lo so, quel bianco non piaceva tantissimo. L'ho presa col panna, che comunque va bene su tutto. E queste sono prezzi basici, 7,95. Ce ne sono in tanti colori, quindi andate a vedere se vi interessa. E poi ho preso un pantalone che mi sono innamorata alla follia, che è questo qua. Ho preso questo pantalone in questo colore, che vabbè, ragazze, ne vogliamo parlare, è stupendo, in blu elettrico. E questi hanno una calzano veramente grandi, perché io ho dovuto prendere la 40. La 40 io me la sogno, io sono 42. E cioè, fa un effetto bellissimo, mi piace tantissimo. Fa anche un di dietro, ragazze, perché io non è chissà, non ce l'ho tantissimo il di dietro. Questa veramente fa un di dietro spettacolare. È una vita media, né troppo bassa né troppo alta. E costa solamente 20 euro. Se si vede, metti a fuoco, eccolo qua. E infatti la sera poi online l'ho preso col fucsia, ma da una settimana deve ancora arrivare, speriamo bene, e quindi ve lo farò vedere in un prossimo haul, insomma. E oggi sono stata anche da Zara e lo fanno anche in nero, in blu elettrico, fucsia e un altro tipo di fucsia. Purtroppo non lo fanno bianco, se non lo prendevo col bianco. Ok, andiamo avanti. Poi altri acquisti. Allora, ho preso questa maschera in tessuto di questa marca, che non so sinceramente che marca sia. L'ho presa all'interno dell'Ocean, era in offerta a 1 euro. È una maschera in tessuto per il viso. Magari se vi interessa fatemi sapere, la faremo insieme. E poi purtroppo c'è il negozio di Bijou Brigitte al centro commerciale Ocean Giuliano, che stava per chiudere. Adesso non so sinceramente se ha chiuso, perché ci sono stata 10 giorni fa, e aveva tutto il negozio al 70%, e io ho preso 5 cosucce, le ho pagate veramente poco, e vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, ho preso a soli 4 euro invece di penso 10, questi orecchini neri bellissimi. Ok, molto carini. Poi, aspettate, questi col blu
Guardate come sono belli da abbinare a quel pantalone che ho preso prima, per questo li ho presi. Molto belli. Eccoli qua. Stessa cosa da abbinarci a quel pantalone con gli orecchini, questo bracciale. Molto bello col blu. E poi questi piccolini deliziosi, queste margheritine gialle, guardate che belli. E poi ultimo pezzo, questi non credo sia argento, però guardate come sono carini. Comunque ragazze, questi 5 pezzi con il 70% ho pagato tutti e 5 15 euro, cioè niente. Infatti io, se avevo tempo, sarei stata lì delle ore a decidere delle cose, ma visto che comunque non è che volevo stare tutto il tempo là dentro, perché poi mi dispiaceva per il mio fidanzato, ho preso queste cose, ma veramente a dei prezzi assurdi, perché comunque calcolate che Bijou Brigitte minimo minimo una cosa dovrà pagare dagli 8 euro in su, quindi assolutamente top. Ok, poi ok, passiamo a ho fatto ultimamente un acquisto su Amazon. Ho preso una Yankee Candle e vi faccio vedere quella che ho preso. Io in genere le Yankee Candle le prendo quando vedo che comunque quelle confezioni grandi costano a un prezzo decente in pratica. E ho preso questa, la prima che prendo, queste qua che sono uscite da poco di Yankee Candle, che hanno questa forma diversa. Questa per l'esattezza è, si chiama Promenade d'Automne, quindi è un profumo autunnale, però veramente molto molto bello. E questa è la, diciamo, la linea grande che ha fatto questa Yankee Candle. Pensate, a prezzo pieno la trovavo sui 27-28 euro, io l'ho trovata in offerta su Amazon a 19 e quindi l'ho presa. Io sono Yankee Candle dipendente. E niente, quindi ho deciso di prenderla appunto pagandola 19 euro. Come al solito questa vi lascio anche il link giù sotto di dove l'ho comprata, quindi magari se vi interessa e sta ancora a quel prezzo la comprate. Ok, poi passiamo all'ordine online che ho fatto su Sephora. Questo video penso che vedete prima, quindi magari vi avviso se non lo sapete. Dal 12 giugno al 29, se non mi sbaglio, c'è il 20% da Sephora. Non so sinceramente se c'è solo per chi ha carta gold, perché ho carta gold, ma comunque vi informo, dovrebbe esserci il 20%. E ho fatto un ordine online con mia cognata. Lei ha preso un profumo di Chanel e il Primer Potion di Urban Decay. Io ho preso una cosa. Ho preso la mini size della Goof Proof Brow Pencil, la matita per le sopracciglia di Benefit, e ho preso nella colorazione 6, che è quella più scura, che vedendo le foto delle ragazze, io ce l'ho anche più chiare forse le sopracciglia, quindi speriamo bene che non sia troppo netto, perché io usavo la 3,5, pensate, e comunque è più chiara, quindi l'effetto dovrebbe essere bello, speriamo bene. Questo è il pack, e vabbè, questa poi la proverò in vacanza, perché comunque l'ho comprata per le vacanze. E questa, se non mi sbaglio, a prezzo pieno sui 15 euro, quindi calcolate col 20 circa 12 euro. Poi abbiamo speso più di 90 euro e quindi ci hanno omaggiato di questa busta troppo carina per metterci il costume bagnato all'interno, carinissima, ma questa sarà utile anche per altri utilizzi. E poi campioncini, allora due campioncini, oddio, penso sia un contorno occhi, due contorni occhi di questa marca This Works, perché qui c'è scritto Morning Expert Open Eyes. Ah no, uno è per gli occhi e uno è un classico siero. Vabbè, io questi me li sfrutto sempre in vacanza, quindi sono sempre ben accetti. E poi questi campioncini fatti così della Biotherm, acqua bounce, acqua glow e acqua pur. Vabbè, questi in vacanza li sfrutto, se no li butterei, perché veramente
non è che chissà cosa puoi vedere. E poi ci hanno mandato una box, io ho scelto la blu perché dobbiamo fare prossimamente il regalo al papà di Mauro, quindi magari ho preso la confezione blu, così glielo mettiamo dentro ed è più carino. Ok ragazze, passiamo agli acquisti fatti oggi. Sono tanti, ragazze, questo video durerà un botto, però vi chiedo scusa. Allora, partiamo proprio dal pantalone di Zara che ho preso per lavorare nero. Io ne ho provati due in realtà. L'altro era più per uscire. Questo va bene per lavorare e ve lo faccio vedere. Allora, è un classico pantalone nero, un po' lucidino, con la molla, il fiocchetto, così molto easy, leggero, con questa riga al centro. Io ho preso una taglia M, infatti anche questo mi va leggermente largo, però comunque si può stringere con i laccetti, quindi meglio così. Dietro, vabbè, ha una tasca finta, invece avanti ha due tasche vere che io andrò a mettere il cellulare. Comunque, vabbè, un pantalone classico che comunque io utilizzerò per lavorare, ma tranquillamente a chi piace può usarlo per così. E l'ho pagato, appunto, vi dicevo, 19,95. Domani già lo proverò perché comunque è anche stirato, vediamo come ci troviamo. Ok, poi sono stata da Chiabi, ci vado sempre fisicamente, anche se vi devo dire la verità, io mi trovo sempre bene a comprare online e poi andare lì perché non capivo niente delle cose che aveva, sinceramente. Non mi piace un po' non mi piace la disposizione che ha Chiabi a Marcianise. Vabbè, comunque ci sono entrata sempre e ho fatto degli acquisti. Allora, ho preso a soli 6 euro questo pigiama in bianco con i cuoricini rossi. La parte alta è così, la parte bassa è così. Carino, pagato solamente 6 euro. C'era sia questa versione qua che la versione tutto celeste con delle cose bianche. Le taglie erano poche, cioè nel senso c'era o la S o direttamente la XL. Io ho preso la L, era l'unico che ho trovato L perché comunque i pigiami tendono a stringersi, quindi io prendo sempre una o due taglie in più. Quindi ho preso la L, magari prossimamente lo proviamo. La maglia di sopra la vedo anche piccola per essere L. La parte di sotto forse è un po' grandicella, però comunque questi qua tenderanno a stringere, già lo so, anche se comunque è 100% cotone, pagato 6 euro, quindi veramente il prezzo è ottimo. Poi ho comprato sempre le mie solite canottiere per sotto perché di Chiabi io mi trovo benissimo. L'ho presa in M bianco, pagata 2 euro, queste le fa tutti i colori, pagata 2 euro, io mi trovo benissimo da mettere, appunto, c'ho la stessa qui adesso sotto. E poi l'altra, secondo me è di un tessuto diverso perché l'ho pagata un po' di più, però comunque è sempre penso 100% cotone. Voglio vedere un attimo perché comunque l'ho pagata un po' di più ed è di, cioè il tessuto è diverso, io lo sento. Vabbè, questo è 96% cotone e 4 poliestere. Vabbè, è un po' diversa materialmente, però comunque va bene lo stesso. Sempre taglia M, questa invece pagata 3,50 euro. Però vabbè, la prossima volta ci sto più attenta e prendo un'altra di quella perché comunque, cioè, con quella mi trovo bene 2 euro, sinceramente. 1,50 euro, io ci metto 50 centesimi vicino e me ne compravo altre due. Vabbè, poi andando alla cassa ho preso questi codini piccoli perché io mi faccio le treccine a volte. Pagati 1 euro, sinceramente non so quanti ne siano, penso se ne siano tanti. Purtroppo c'erano trasparenti o colorati, quindi meglio trasparenti. E poi ho preso quest'altro set di piccoli codini neri. Questi qua mi servono per fare, non so se avete mai visto, l'acconciatura che si mettono dei codini anche qui. L'ho fatta anche stamattina, i capelli restano fermi e in ordine. Questi non so quanti ne siano, comunque pagati 1,50 euro. Ok, poi sono stata da Yves Rocher. Chi mi segue ha visto che non acquistavo da parecchio tempo perché, ragazze,
non mi hanno mandato la cartolina né di marzo e né di aprile. Di aprile ci sono rimasta malissimo perché io aprile è il mio compleanno e avevo il 50% di sconto e mi compravo la crema che mi piace tantissimo, che da 33 la pagavo 16, purtroppo non mi è arrivato e quindi vabbè, non ho potuto comprarla, però vabbè, non fa niente. Adesso sono andata ad acquistare con la cartolina di giugno, perché maggio mi era arrivata ma non mi serviva niente, sono andata con la cartolina di giugno e ho preso alcune cose. Allora, vabbè, i soliti omaggini, questa pochette piccolina, questa volta in azzurro con azzurro e giallo, tipo, vabbè, queste io le utilizzo, servono sempre. E ogni anno, questo ogni anno, già ce ne ho due, tipo, lo shampoo doccia a Mono di Tahiti, che comunque è molto buono. Questo in vacanza sarà sfruttatissimo perché comunque è buono, l'ho provato. Però vabbè, sempre lo stesso margine in pratica. Poi la ragazza, non mi so dire se era gentile o no, vabbè, comunque mi ha dato due creme viso giorno della linea Serum Vegetal. Eccole qua, quindi questo è sempre in vacanza stiamo a posto per quest'anno. Comunque con la cartolina c'era il 40% di sconto su un articolo a scelta e 5 punti sulla scheda gratis. E ho preso il esfoliante purificante viso della Sebo Vegetal. Io questo non ricordo sinceramente se in passato l'ho già provato, però ultimamente sto facendo anche lo scrub viso in doccia due volte a settimana, quindi ne ho approfittato e l'ho preso da Yves Rocher. Questo da 10 euro penso l'ho pagato 5 perché al 40, no 6 perché al 40 ve lo dico subito, sì, circa 6 euro ed è un 75 ml. Al momento sto utilizzando uno della Geomar, ma non mi piace tantissimo perché è un po' troppo leggero, però vabbè, comunque lo finirò di utilizzare e poi passerò a questo. Poi vabbè, mancavano i soliti 2-3 euro per arrivare, no perdonatemi, ho preso poi, sulla cartolina c'era l'offerta, due maschere viso a 6,50 euro, quando una ne costa 5, vabbè, mi sono fatta fare e ho preso appunto queste due. C'era la scelta da 2 a 3, una era, quella era per pelli secche, invece queste due sono per pelli normali, miste, esatto, una è alla purificante. Se si vede, no, così, e l'altra è rivitalizzante. Questa qua rivitalizzante non ha bisogno di risciacquo, invece questa qua ha bisogno di risciacquo, quindi vabbè, proviamole, sono compatte, proviamole, insomma, magari se vi interessa anche di queste fatemi sapere, le proveremo insieme. Poi mancavano i soliti 2-3 euro, adesso non ricordo quanto, per arrivare all'altro punto, vabbè, mi faccio sempre fregare in queste cose, e ho preso uno shampoo nuovo perché la Yves Rocher, vi ripeto, non, da tanto tempo che non ci andavo, è uscita con la linea shampoo nuova. E ho preso questa qua anticaduta, perché era quella che più magari mi poteva interessare, visto che io purtroppo i capelli ne perdo a morire. Vediamo un po' se veramente ha la sua efficacia. Io con i shampoo brochet, con alcuni mi sono trovata bene, con altri malissimo. Quindi magari gli diamo un'altra chance. Questo comunque è un 300 ml e costa 4,95, non costa manco poco, però magari può essere che è veramente buono e che tra virgolette mi può un po' limitare i danni da caduta, perché veramente ragazzi è assurdo, io perdo capelli in quantità industriali e quindi appunto l'ho preso. Magari se c'è qualcuno di voi che l'abbia già provato e ha trovato dei risultati mi faccia sapere. Ok, ah no, mi ha dato tre di queste, ce n'era un altro, non l'avevo visto. Ok, poi sono stata da sia da Epicasa che da Mister Risparmio, perché mi servono delle cose, diciamo così, per la casa. Però vi faccio vedere perché comunque possono sempre interessare. Allora, da Mister Risparmio ho preso
della Ride il fornelletto per le piastrine con 10 piastrine in omaggio, pagato 3,19 €. Da Efficasa invece ho preso 10 spirali insetticide, queste mi servono per fuori al balcone perché è pieno di zanzare, mi uccidono. La confezione da 10, pagata, non ricordo sinceramente, 1-2 euro in pratica. E poi ho preso tutte, vabbè, si sono tutte un po' raggruppate, vabbè, ho preso 25 pezzi di citronella perché io le metto fuori, ho il portacandela, la sera lo metto per appunto allontanare le zanzare. Vabbè, comunque, tutte e due da Epicasa sui 3 euro circa. Ok, ragazzi, è quasi finito, eh? Questo video non finisce più. L'ultimo passaggio io lo devo fare anche fisicamente quando c'è il 20. E ne ho approfittato del 20, ho preso il primer della Dior Backstage. Chi mi segue ha visto che ultimamente ho preso il Face and Body Foundation di Dior Backstage e quindi ho pensato di prendere anche il primer, così magari può essere che usando il suo primer l'efficacia sia ancora meglio. E questo qua è sempre un 50, credo, perché ha la stessa forma. Credo di sì, non c'è scritto qui, magari adesso lo apro. Sì, è sempre un 50 ml, naturalmente è bianco rispetto al fondotinta. Questo costava a prezzo pieno 32,90 € circa, l'ho pagato col 20, ve lo dico subito, 26,32 €. Calcolate che il fondotinta col 20 l'ho pagato 31 euro e qualcosa perché costa 40, però veramente. Io mi sto trovando benissimo con il fondotinta e spero di trovarmi bene anche con il primer, perché comunque vi dico la verità, per essere comunque sono dei 50 ml e li paghi quanto paghi un 30 ml di Estée Lauder, quindi veramente molto molto conveniente. E quindi niente, vabbè, l'ho preso. Vabbè, Sephora fisicamente tantoncini che ve lo dico fa manco morta delle danno. Comunque, appunto, questo e niente, ragazze, questo è tutto. Ci ho messo un botto. Io devo andare a dormire, domani mattina mi devo svegliare presto, devo andare a lavorare, mi devo ancora lavare. Vabbè, comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Se, come sempre, se vi è piaciuto, mi mettete un like, commentare, condividere sotto la box informazioni. Vi lascio tutti i miei link ai miei social, Facebook, Instagram, 21 Buttons, gruppo di Facebook. E niente, mettete like al video, iscrivetevi e basta. Questo è tutto. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao.